Alla Roma basta la freddezza di Paolo Dybala dagli 11 metri per conquistare la vittoria su un campo difficile come quello del Toro e tre punti fondamentali in chiave Champions. Infatti sfruttando gli stop delle milanesi la Roma riconquista il terzo posto in solitaria in uno dei momenti più delicati della stagione. Una partita buona della Roma, sostanzialmente un'ottima partita dominata sul piano difensivo, si mette sul piano difensivo grazie al rigore trasformato da Paolo Dybala. Dopo 8 minuti la Roma gestisce sostanzialmente la partita commettendo pochissime sbavature, una formazione atipica perché Dybala falso 9 e alle sue spalle Solbakken del Shaarawy, Cristante e Wijnaldum. Buona partita a centrocampo per entrambi. Sulle fasce Zalewski e Spinazzola soffrono un po' per tutto il match. Benissimo i tre centrali. Llorente riconfermato dopo l'ottima prova contro la Sampdoria. Bene anche il capitano Mancini, vista l'influenza di Pellegrini. E un'ottima partita del Muro Smalling. Decisivo anche Rui Patrizio con due ottimi interventi. Una partita controllata, fatta di lampi e momenti d'ombra, che però poi alla fine consegna il risultato nelle mani dei giallorossi. Andiamo subito con le pagelle. Rui Patrizio, ottima partita, si merita il 6,5, veramente decisivo con due ottimi interventi. Bene Llorente alla riconferma dopo l'ottima partita con la Sampdoria, meritatissima. Oggi anche una partita importante per il difensore spagnolo, che merita il 6,5 e giustamente a discapito di Ibanez, è stato schierato da Mourinho. Ottima condizione, un muro. Chris Smalling merita il 7, leader della squadra, una partita veramente sontuosa del difensore inglese, forse il migliore in campo. Bene anche Mancini, meno nervoso del solito, gioca una partita pulita, solida, sei più meritatissimo. Sugli esterni, come dicevo, giocano El Shaarawy e, scusatemi, Spinazzola e Zalewski. Non giocano una grande partita, soffrono gli esterni del Torino. Spinazzola si merita un 6 tirato, un 6 meno. Per Zalewski arriva forse l'unica insufficienza della formazione titolare, un 5,5. Oggi non ha convinto a pieno il terzino polacco. Bene a centrocampo Cristante e Wijnaldum. Cristante sempre più colonna portante di questa Roma e anche senza Matic al suo fianco si conferma essere un giocatore fondamentale per le manovre sia difensive che offensive di questa Roma. Per lui il 6,5 è meritatissimo. Al suo fianco gioca Wijnaldum, una grande partita di sacrificio, ha i 90 minuti nelle gambe ed ha una grande condizione fisica, per lui 6+. Solbakken non brilla, tenta anche cambiandosi di ruolo tante volte con El Shaarawy di mettere in difficoltà la retroguardia del Torino, ma quasi mai ci riesce. Una partita sicuramente non brillante per il giocatore norvegese, per lui un 6 molto tirato. Bene invece El Shaarawy, una partita in cui sicuramente ha convinto con i suoi lampi, i suoi passaggi e la sua tecnica che ha messo in mostra, 6 più meritatissimo. E poi Paolo Dybala lì davanti, il gioiello di questa Roma, la sua freddezza, quarto rigore trasformato in stagione, undicesimo gol stagionale in Serie A, non devo aggiungere altro, 7 meritati veramente per il suo modo di trascinare questa Roma verso obiettivi che si fanno sempre più difficili. Subentrano Matic e Abraham, che però non cambiano sostanzialmente la partita, una partita, ripeto, di controllo della Roma. Ma così andava fatta, perché oggi era importantissimo vincere in attesa soprattutto della sfida Champions di questa sera tra Lazio e Juventus. Ora testa a giovedì, c'è l'andata del quarto di finale con il Feyenoord e poi prossima settimana l'Udinese all'Olimpico.